Ciao ragazzi, benvenuti alla 10ª puntata di Leak of the Week, la mia rubrica settimanale dove vi spiegherò il linguaggio dell'improvvisazione e del fraseggio. In questa puntata voglio riepilogare tutte le ultime 4 frasi viste nelle scorse puntate e metterle insieme per creare un giro blues ad effetto. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, vatti a studiare le ultime 4 puntate in modo che così potrai approfondire meglio proprio lo studio che ti sto per insegnare. Ti lascio il link qui sopra. Sigla! Vediamo quindi come applicare le 4 frasi nel giro blues di 12 battute in tonalità di La. Se vuoi esercitarti sull'improvvisazione con questa stessa base, ti lascio il link qui sopra. Nella puntata numero 6 abbiamo visto la frase di B.B. King che andava benissimo sulle prime 4 battute di La settima. Sentiamola. Come hai potuto sentire, questa frase funziona benissimo sul primo grado. Abbiamo visto anche però che può funzionare sul quarto grado. Ho preferito però non continuare questo stesso identico lick, ma inserire la frase nello stile Clapton Blues Breakers che trovi nella puntata 7 e che funziona benissimo sulla battuta 5, 6, 7 e 8, praticamente sul quarto grado e con la risoluzione sul primo. Andiamola a sentire. Ricorda il bending conclusivo di semitono, perché andiamo sulla settima dell'accordo di Re, e che è proprio l'accordo su cui ci troviamo. Andiamo quindi sulla battuta 9 e 10, quindi quinto grado, quarto grado, per risolvere sul primo. E facciamo il lick nello stile Scotty Moore. Sentiamolo. Come vedete, è quasi una botta e risposta tra il quinto grado e il quarto grado. E poi risolviamo sulla nota fondamentale, il La. Concludiamo quindi questo assolo con l'ultima frase vista la scorsa settimana e che si muove sul turnaround, praticamente sulle ultime 2 battute. Sentiamola. Come vedi, questo è un metodo semplice e pratico per imparare ad improvvisare, imparare il linguaggio e mischiare varie frasi. Ti ricordo che se fai parte della mia community puoi scaricare l'intera tablatura di tutto l'assolo accedendo al sito con la tua username e password. Ad ora siamo arrivati in totale ad 8 leak completi, per cui hai a disposizione 8 frasi da combinare insieme per numerose possibilità. A te non resta altro che il divertimento nel fare questo tipo di lavoro. Mi raccomando, se hai dei dubbi, se hai delle incertezze o semplicemente se vuoi discutere di ciò che abbiamo visto finora, iscriviti al gruppo Facebook Professione Chitarrista. Ti lascio il link in descrizione. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa 10ª puntata di Leak of the Week. Io sono felicissimo, stiamo andando alla grande, mi raccomando, quindi se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, doppio mi piace, condividete il video con gli amici. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qui sotto per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni, sui prossimi video, e attivate la campanella perché altrimenti YouTube ogni tanto non manda la notifica e questa cosa me la dovete spiegare. Signor YouTube, signor Google, ancora sopra, mi spiegate perché tante volte non arrivano le notifiche? Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, vi auguro una buona settimana, ci vediamo alla prossima con il prossimo Leak of the Week. Ciao e buona musica! Ho dimenticato.